Dopo aver parlato dell'Atalanta, andate a vedere il video se non l'avete visto. Adesso parliamo della Juventus. Per me mi davano due video diversi e quindi ho deciso di farli. Regà, pazzesco, all'ultimo secondo, all'ultimo, debutta Herrera e di testa. Fa il 2-2. Questa, ragazzi, è un'occasione pazzesca sciupata dalla Juventus, che al Wanda Metropolitana era in vantaggio per 2-0, anzi per 0-2, e si è fatta pareggiare. Ed è una cosa che non è concepibile. Fossi un tifoso della Juventus, spaccherei tutto in questo. Anche perché sei in vantaggio 0-2. Cioè, tu quello che devi fare è stare tranquillo, aspettare che la partita vada nel verso giusto, e quando la partita è andata nel verso giusto, tornartene a casa. Perché se 0-2 non c'è bisogno che tu ti esponi troppo, tu rimani dietro, fai possesso palla qui e lì. A parte che partiamo dall'inizio. Fischi per Cristiano Ronaldo, che ci stanno, perché sapete, l'Atletico odia Ronaldo, e quindi fischi dall'inizio fino alla fine. Che sì, hanno un po' contribuito alla prestazione, però insomma alla fine della fiera, insomma, la Juventus stava vincendo anche in modo abbastanza sciolto, ok? Una Juventus che non corre sufficientemente nel primo tempo, e proprio per questo non riesce a creare, anche perché sapete com'è l'Atletico Madrid, va proprio sfruttato dei singoli spazi. E se non li sfrutti, non sfrutti i singoli spazi con l'Atletico, e quindi non acceleri, non aumenti la velocità, difficilmente riesci a far gol, ok? L'Atletico invece spinge molto bene sulle fasce, soprattutto su quella sinistra, tant'è che la Juventus spesso, non so se l'avete notata, si chiude a 4-4-2, perché non riesce appunto a tenere gli inserimenti dell'Atletico Madrid. Poi nel secondo tempo Cuadrado si inventa il gol, l'Eurogol. Bravissimo Bonucci, che va a pescare Higuaín in avanti. Higuaín fa proprio il movimento d'attaccante puro, tra l'altro. Aspetta, vede Cuadrado, e Cuadrado, ragazzi, fredda Oblak, e fa 1-0. 1-0 che però è destinato a non rimanere tale. Passano pochi minuti e la Juventus se ne mette dentro un altro. E lì, ragazzi, vanno fatti i complimenti: uno a Cristiano Ronaldo, che sul versante di sinistra dà questo pallone ad Alexandro, e due appunto allo stesso Alexandro, che mette questo pallone al centro per Matuidi, che di testa impatta e fa 0-2. Ecco, in questo momento, io fossi un tifoso juventino, starei spaccando tutto, lo ripeto. Perché sullo 0-2 al Wanda Metropolitano tu dici: oh, finalmente quest'anno passiamo primi, e chi si è visto si è visto. Invece è buono il 2-2 al Wanda Metropolitano, però ti fa rimontare in modo stupido. Prima per il gol del 2-1, lì Gimenez di testa, per Savic di testa, ci fosse stato un altro sulla linea di porta, avrebbe presa di testa. E poi il 2-2, ragazzi, nel finale. Tra l'altro, poi si è parlato anche di un calcio di rigore. Fatemi sapere qua sotto se c'era la mano di De Ligt, se era calcio di rigore. All'ultimo secondo debutta Herrera e la Juventus si fa trovare impreparata e prende il gol. Questo, ragazzi, non è un risultato buono. Nel senso, sì, lo è. In partenza, mi dite: secondo te, Sic, la Juventus pareggia 2-2 al Wanda Metropolitana, è buono? A voglia se è buono. Cioè, fai due gol al Wanda, pareggi, non perdi, eccetera, eccetera, ci sta alla grandissima. Però se sei in vantaggio 2-0, secondo me non puoi nemmeno pensare di poterti farti, di poterti far, di poter far, di poterti far rimontare. Madonna mia, mi stavo incespicando. E lì, ragazzi, la Juventus per me ha sprecato tanto. Cioè, poteva tranquillo tornare a casa Sarri, di ah, che bello, sì, si grattava le balle, aspettava le prossime gare con un 50% di passaggio del turno. Perché se tu vinci al Wanda Metropolitano, che è il campo più difficile che affronterai in tutto il girone, allora praticamente i giochi sono fatti. E invece così è rimesso in gioco l'Atletico, e non va bene per niente. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Mi piace, vi aiuto. Dislike se vi ha fatto cagare, ma sapete il perché. Vi ringrazio, ho visto questo video. Buon ciao, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.